Cesare Benedetti, maglia verde, la Tirreno Adriatico, quanti chilometri hai fatto in fuga? Hai fatto il conto? Mi sembra poco meno di 400, può essere. Sempre all'attacco? Ma sicuramente diciamo che è diventata la mia specialità negli ultimi anni, e fino adesso non tutte le fughe mi avevano portato dei buoni risultati, però diciamo che con questa maglia verde qui da Tirreno Adriatico sicuramente mi ripaga di diverse fughe anche negli anni passati. La maglia è sicuramente una soddisfazione, forse volevi anche la tappa. Com'è? Dico, la maglia è una soddisfazione, forse volevi anche la vittoria di tappa. Ma la tappa che più si prestava alle fughe era quella di Foligno, però con il vento che c'era contrario tutto il giorno, e solo quattro in fuga, tra l'altro eravamo uno più piccolo dell'altro, per cui non è che c'era tanto da spingere. Non riuscivate a coprirvi molto. No, esatto. E per cui diciamo che sono contento, perché 2 anni fa avevo perso la maglia verde, anzi 3 anni fa, 2013, l'avevo persa a Spese di Cunego proprio l'ultima tappa, e quest'anno invece qui a San Benedetto ci sei rifatto.